Si preannuncia una gran bella puntata, quella di Barbe e Capelli di questa sera. Ben ritrovati dalla bottega del barbiere Marco, che io saluto. Buonasera, buonasera Marco. Noi parleremo di pallavolo, parleremo di Azimut e lo faremo con un giocatore che ha subito fatto innamorare il pubblico del Palapanini. Qua con noi Maxwell Holt, benvenuto e ben ritrovato nel nostro programma. How are you, Max? Good, thank you, grazie. Do you like Barbe Capelli? I love it, yeah. Bene, possiamo chiudere la trasmissione perché abbiamo esaurito il nostro inglese per questa sera. In caso di bisogno, comunque, ho chiamato due amici, colleghi che conoscono molto bene la pallavolo, che sono Alessandro Trebbi e Fabrizio Monari, due uomini di mondo. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera. Ciao. Avete capito che in caso di bisogno, ma vedo che Max con la lingua italiana se la cava bene perché hai giocato quattro anni a Modena, quindi hai dovuto. Noi in Italia, non a Modena, quindi hai dovuto solamente ripassare un po', no? Sì, sì, non diciamo benissimo, ma. Parlo abbastanza bene. Parli abbastanza bene, sei molto bravo, no? Prima di sentire Max, insomma, io ho detto, ha già fatto un po' innamorare il pubblico del Palapanini, perché è ovvio che si sapeva che era un gran giocatore, però insomma, vederlo dal vivo è stata tutta un'altra cosa, sia Alessandro che Fabrizio. Ah, come l'ha fatto innamorare, anche perché c'erano forse i dubbi più grossi, no? Nella sostituzione di Bruno e di Lucas. Noi abbiamo avuto due conferme bellissime dall'arrivo di Orduna e dall'arrivo di Max Holt. Io e Fabrizio spesso ci confrontiamo sul fatto, facciamo un po' di paragoni da bar, no? Ma è più forte Holt, è più forte Lucas, diciamo. Che non ci abbiamo perso nell'acquisto dell'americano. Quindi alla fine non ci sono risposte per il momento, più forte Holt, più forte. Ma in realtà sono due giocatori molto diversi. La cosa incredibile che aveva Lucas era la capacità di essere un secondo opposto in attacco, no? Faceva 20 punti a partita e poi ha avuto un'accelerazione straordinaria nei playoff. Quella speriamo che l'abbia anche tu, naturalmente, non vediamo l'ora. Max è più completo, a muro ci ha fatto una grande impressione perché il difetto della Modena negli ultimi, insomma, 10 anni è stato il muro. Lui è molto rapido negli spostamenti laterali, correggimi se sbaglio Alessandro. Sei perfetto. Sono perfetto. E poi mi hanno detto che attacchi benissimo la pipe in riscaldamento, che non è una palla da opposto. Ce l'avevano promessa Bruno e Lucas l'anno scorso, non l'ha mai fatta invece. No. Quindi attaccherai la pipe nel prossimo. Quindi loro adesso si dibattono su questo paragone con Lucas, insomma, Max Holt e Max Holt, non credo che tu senta questo paragone con quello che è stato il passato recente di Modena. Ma io sono venuto qua sapendo che loro due stanno andando via, quindi non è facile, siamo giocatori diversi, ma spero di faccio quello che posso fare. Non. Beh, lo è sicuramente. Tu vieni da 3 stagioni a Mosca, la Dinamo Mosca, no? Avevi esaurito questo percorso in Russia. Sì, dopo 3 anni a Piacenza volevo andare via per la mia decisione, più o meno per soldi, perché lì guadagno. Diciamo che è molto sincero, no? Che stiamo di uno va in Russia perché. Ma anche il livello di Russia è altissimo, quindi non ho perso tanto. Infatti, per andare là è pesante perché sei da solo, ci sono solo 2 stranieri. Io ero da solo primo anno, poi è venuto Zaitsev. Uh-huh. È pesante giocare lì perché sei lontano, sei in un clima. Sì, un po' diverso da Cincinnati o dalle tue terre, no? Esatto. Posso chiedergli cosa vi siete detti con Erwin, che è un altro che è scappato dalla Russia a un certo punto perché non si trovava benissimo. Che Erwin è resistito credo qualche mese, no? Sì, pochi mesi, ma non ha mai avuto. Lui è stato anche al Siberia, quindi anche di più pesante per diciamo lui. Diciamo che Max era al Mosca, quindi vuol dire a Mosca poi alla fine poi è bellissima. Ma come città è bellissima, solo che il clima non c'è mai sole, sì, un po' triste. Sì, quindi diciamo si pensa solo alla pallavolo, nel senso che uno è lì, fa il suo mestiere. Ha poche possibilità di visitare la città. Sì, possiamo dire così. Diciamo che sei cresciuto comunque, pallavolisticamente parlando, rispetto a quello che hai. Sì, ma anche con la squadra nazionale. Sì. Ho fatto sempre titolare questi 4 anni. E... Sì, dai. Senti, diciamo, quando hai deciso di lasciare Mosca, perché poi Modena credo che sia arrivata abbastanza presto a chiederti, noi come ti dicevo prima, già a maggio abbiamo fatto una trasmissione in cui si ipotizzava un sestetto del prossimo anno di Modena e oltre mi pare che fosse un punto fermo insieme alle RU. Quindi ti hanno contattato molto prima, no? Sì, sì. Diciamo a primavera, sì, quindi quando tu hai manifestato la tua idea di chiudere con Mosca. Io volevo tornare a giocare in Italia, solo
parlavo con qualche squadra, ma alla fine ho scelto Modena perché è una bella città, una città di pallavolo. E per tornare qua in Italia volevo vincere Scudetto, perché quando sono andato via ho giocato con Piacenza, è rimasto un ricordo malissimo nella mia testa, quindi perché abbiamo perso finale contro Trento, gara 5. Io volevo tornare qua per vincere Scudetto, sapendo che a Modena c'era possibilità. Sì. Diciamo che hai trovato una squadra come ti aspettavi, molto forte. Sì, sì, sì. Avete cominciato alla grande vincendo la Supercoppa, poi anche in campionato, diciamo, forse a parte Ravenna, percorso netto. Sì. Fabrizio è... Beh, intanto è bene sapere che hai il dente avvelenato con Trento, questo lo aiuterà a entrare in Trento. Ma è vero che Trento ti aveva con Deria, era una delle squadre candidate per poterti avere quest'anno? Ma non voglio dire niente. Sembra di sì. Cioè, ha detto che è andato a Mosca giustamente per guadagnare più soldi, e questo è stato molto sincero. Su Trento ho un po' tergiversato, però ci sta, no? Vuol dire, è chiaro che su Max Hot ci possono andare solamente dei top team, ci possono andare certamente Vibo o sì, uno che viene via da Mosca per 3 anni, insomma. È così, e devo dire che le squadre italiane forse lo avevano un po' sottovalutato quando lui era a Piacenza, perché gli addetti ai lavori già dicevano che sarebbe diventato un centrale top, infatti poi è andato in Russia dove giustamente c'erano tante risorse. Ti volevo chiedere rapidamente, se posso, di Orduna, perché noi avevamo questo grande dubbio, cioè su Olte e Leroux avremmo scommesso che sarebbe andato tutto bene, Santi invece era una grande scommessa. Il tuo giudizio su lui, su di lui come palleggiatore qual è dopo queste prime settimane? Ah, come palleggia primo tempo per me abbiamo trovato bene all'inizio, quindi guarda, è solo un mese che stiamo lavorando insieme piano piano, ma fino adesso mi piace come gioca, come giocatore, sì, come leader, come palleggiatore per tutti, sì. Stiamo vincendo, quindi. Pare Alessandro che hanno trovato un'intesa, no? Ma Olte sembra quello che per ora ha trovato l'intesa migliore con Santi Orduna, probabilmente oltre che per meriti del palleggiatore, anche perché lui è il centrale che si adatta meglio. Leroux sta facendo un po' più fatica, trova magari un'altezza diversa. Leroux che ha fatto anche l'opposto, quindi magari ha un po' ancora di confusione, diciamo così, nel trovare l'intesa con il palleggiatore. Olte la sta trovando benissimo, tant'è che la partita che citavi di Ravenna, che è andata un po' male, un po' peggio rispetto alle aspettative, quando è entrato poi Max Olte, era il suo turno di riposo, quello a Ravenna, è cambiata completamente la faccia della partita, quindi si capisce che in campo lui ha già un impatto, non solo a muro, non solo in battuta, che sono i suoi due fondamentali forse migliori, ma anche in attacco, dove si trova molto bene con Santi Orduna. Diciamo che c'è la gestione di questi tre centrali molto forti, Olte, Ru e Piano, no? Siete in tre per due posti, c'è questo turnover adottato dall'allenatore, questa situazione ti piace, questa... Ma certo, certo che mi piace, ma per noi è un allenamento, c'è sempre un livello altissimo, quindi per noi attaccare contro Matteo che è fortissimo a muro, Kevin che è altissimo, fare muro contro di loro si migliora rapido. Sei tu hai un contratto di un anno per Modena, no? Un anno. Però diciamo, immagino che ci sia la voglia, il desiderio anche da parte tua e credo anche da parte della società di andare oltre questo anno di contratto. Non so, che era forse ancora presto per parlarne, no? Ma di solito si innamorano di Modena. Sì. io ci scommetterei che lui rimane ancora. Vanno via molto, quasi fino alla fine della carriera, perché Max hai 29 anni, no? 29 anni, quindi diciamo 5-6 anni a Modena per completare, sì, contratto di 6 per anni, arrivare, sì, okay. Anche perché tu pensi già anche alle Olimpiadi, no? 2020, Tokyo, sì, già. Sto pensando già, quindi ma mi piacerebbe stare qua, ma vediamo, è presto. Ma cos'è che di bello che hai trovato a Modena, che ti ha sorpreso? Chiaro che la squadra fosse forte, lo sapevi già prima, no? A Nomi, diciamo, Modena è una delle squadre più forti. È tutto perfetto qua, io un appartamento in centro, la città carina, tranquillo. Io... Distanze brevi, no? Sì, sì. Perché da casa tua alla palestra di allenamento di Mosca quanto impiegavi? Molto ma tempo? 6 minuti. Ah, 6 minuti? Sì, 7 minuti, sì.
Quindi impieghi di più da casa tua in centro, andare al Palasport ad allenarti più di 6 minuti. Sì. Immaginavo che il Mosca uno vivesse dall'altra parte, invece probabilmente abitavano vicino al campo. Da... Beh, è ovvio che pensare a volte anche per il futuro, credo che insomma non, è ancora un po' presto parlarne, ma... Secondo me, cioè, i segnali che abbiamo raccolto, mi pare, dall'inizio di quest'anno sono intanto di una voglia di fare per la prima volta una pianificazione a medio termine. Altri giocatori ha rinnovato, secondo me, oltre a quello che ha convinto di più. E attenzione perché il mercato comincia presto, come si suol dire, no? Quindi se si fa una proposta bisogna farla presto. Comincerà la Champions tra poco e l'Europa tornerà ad ammirare Max e bisognerà sbrigarsi. Insomma. Anche perché storicamente il ruolo di centrale, quello in cui ci sono un po' meno talenti, quello un po' meno allenato, quello in cui cresce meno il movimento da sotto, e quindi avere un centrale forte come Holt è una cosa importante ed è bene tenerselo stretto. E tenerlo un po' per qualche anno, no? Lucas è stato qua solamente un anno, Holt mi pare che abbia trovato anche diciamo l'ambiente giusto per trovarsi bene con i compagni, con la città, insomma da quello che ci sta raccontando questa sera è sicuramente un buon segnale. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo per cominciare a conoscere ancora meglio il nostro ospite. Allora, caro Max, questo è un negozio da barbiere, lui è un barbiere vero, no? Abbiamo avuto eccellenti clienti della pallavolo, l'ultimo è stato Santi Orduna. Io gli ho detto che tagliavo i capelli al suo... A chi tagliavi i capelli? A Anderson. Anderson, direttamente a casa sua. A casa sua, perché erano tutti là. Là dove? A un altro, diciamolo per il pubblico a casa, cioè là erano tutti là. Quando in quel periodo lì i giocatori vivevano tutti a Nonantola e forse adesso... Stanno tutti a modo. Anderson andavi a casa sua, facevi un servizio a domicilio. Anderson anche gli altri, Magnano. Anche gli altri. Tu hai un tuo barbiere personale qua a Modena? No, qua no. No, ancora no. L'ho trovato. Lui viene anche direttamente a domicilio, anche negli spogliatoi, anche se l'allenatore... L'hai avuto Baglionetto? Sì, sì. No, io no. Ma conosco. Se l'allenatore... Negli spogliatoi, mentre i ragazzi si facevano la doccia, io tagliavo i capelli ai giocatori. Ci pensi, poi ce lo dico. Tanto a fila le lame. Le Olimpiadi, Max, è stata per te una soddisfazione, una delusione? Hai vinto la medaglia di bronzo. Com'è a distanza di tempo? Sì, non è il medaglio che volevamo vincere. Ma per andare là a vincere qualcosa è sempre positivo. Quindi tutti i ricordi rimangono positivi, bellissimo, è stata una migliore esperienza della mia vita. Rimpianto per qualche partita non è andata bene, dov'è che avete sbagliato per non arrivare alla medaglia? Abbiamo iniziato troppo lento, diciamo. Troppo lento. Sì, abbiamo perso subito contro il Canada. Come mai? Era un fattore? Eravamo un po' nervosi, diciamo, nervosi tutti, ma... Siamo una squadra giovanissima noi, quindi ci voleva un po' di tempo per abituarsi, per giocare lì, per giocare a quel livello mentalmente un'altra poi il categoria. Tempo dà valore a queste medaglie, no? Magari uno è un po' deluso perché è arrivato terzo, però man mano che passano i mesi, le settimane, i mesi, quella medaglia è un qualcosa di cui essere molto fieri, no? Sì, certo. Questa medaglia ce l'hai con te a Modena? O No, l'ho lasciato a casa, con la mia mamma. Che la guarda, no? Posso chiedergli, perché l'Italia ha un po' il rimpianto dell'argento, verso 3-0, ma in una partita un po' strana. Anche voi avevate la sensazione che il Brasile fosse un po' meno imbattibile di come si poteva temere? Cioè dicevate, questo Brasile si può battere? Sì, abbiamo vinto anche loro, anche l'Italia, hanno vinto in pool play, quindi... Ma guarda che il Brasile ogni partita ha giocato meglio, c'era Wallace che ogni partita giocava meglio, anche lui alla fine era intoccabile quasi, quindi loro hanno fatto una partita, una finale contro l'Italia, quasi hanno giocato perfetto diciamo. Ma c'era, secondo me, non posso dire, adesso lo dico io, secondo me se c'erano gli Stati Uniti in finale avrebbero vinto gli Stati Uniti. Ma non lo so. L'Italia era molto contratta, era molto tesa per quella finale, ha avuto alcuni giocatori che non hanno giocato benissimo, gli Stati Uniti per come hanno affrontato tutta l'Olimpiade secondo me avrebbero
approcciato quella partita in maniera un po' diversa. Poi è chiaro che con i sei coi mano si fa la storia, gli Stati Uniti sono arrivati terzi per quella serie con Zaitsev. Io non so cosa gli hai detto a fine partita, Zaitsev, dato che siete amici, dopo quei tre ace del quarto set che hanno ribaltato. No, la non partita. Ho detto, ma ho chiesto veramente, ma fatto. Ma guarda che quella partita avevamo la possibilità, ha fatto sei battute lui di fila, ma i primi tre c'era due palle che potevamo mettere giù, quindi dopo quello ha fatto tre sti file, quindi è stato bravo lui, ma dovevamo sfruttare le occasioni prima. Sì. Tu Alessandro Cere, lui ha fatto un'eccellente Olimpiade, no? Credo che una bellissima stata. Olimpiade, è stato impressionante nella semifinale contro l'Italia, lui ha tenuto su di peso gli Stati Uniti per quasi tre set. Infatti poi, la gente di moda guardava l'Olimpiade e godeva sempre di più nel vedere questo giocatore che magari non tutti se lo ricordavano per quella che è stata la sua esperienza a Piacenza, a Verona, sapendo che sarebbe arrivato ovviamente a Modena, tutti i tifosi che guardavano le Olimpiadi hanno potuto ammirare ed erano certi che sarebbe arrivato un grande campione. Assolutamente, poi ha ragione lui, ritornando al tema della nazionale, gli Stati Uniti dell'otto delle quattro semifinaliste sono la squadra che ha un po' più di futuro, perché è una squadra che sicuramente può fare questo quadriennio, arrivare a Tokyo quasi intatta. Ci sarà David Lee probabilmente che smetterà, che non sarà più della partita, ma è il secondo centrale, un giocatore un po' di secondo piano, per il resto sono tutti giovanissimi e tutti molto talentuosi giocatori. I più vecchi sono proprio Max e Anderson, che però arriveranno a Tokyo che avranno 32-33 anni, quindi comunque ancora certamente nel pieno delle loro forze, è una squadra di grande prospettiva. Il problema della settimana sono le docce fredde di Latina, no? Abbiamo letto che c'è la doccia fredda a fine partita, noi vogliamo sapere come è andata a finire, cioè non vi siete lavati, avete fatto le docce fredde oppure... No, ma abbiamo tornato a fare docce in albergo, quindi tranquillo. Quindi il problema è risolto. Allora, vediamo, conosciamo un po' più da vicino Max Holt in questa clip che gli vogliamo dedicare. Like you're in the arms of a woman. Forte a muro, forte al servizio, attacca benissimo e anche canta bene, no? Ma dai, mi vergogno. Diciamo, quando abbiamo fatto l'immagine ho detto no, questo non dovevate farmela, però è in rete questa tua canzone, quindi l'abbiamo beccata subito, che dà un po' un tono anche più umano a voi giocatori, no? Nel senso che sei quello che abbiamo visto in queste pochissime immagini, quindi un fuori classe della pallavolo, però anche appassionato di musica. Sì, sì, già quasi 10 anni che suono chitarra. Ogni tanto metto qualcosa su Instagram, Twitter, sì. Ma ce l'hai con te la chitarra? Qua no. L'hai lasciata. No, perché noi volevamo portare addirittura anche la chitarra oggi, ma però ci sembrava di esagerare. Beh, insomma, bene, no? Un bel personaggio. Sì, mi dicono che tra l'altro l'atteggiamento che ha sia la cosa più bella, cioè anche al di là delle prestazioni in campo, ci dicono che sei molto tranquillo, che sai divertirti, che sei in allenamento sempre carico, hai buone parole per i compagni. Ti stai trovando bene in questo gruppo qua? Sai che il gruppo ha perso Bruno, anche Lucas ovviamente, due persone che erano molto importanti, cercavano qualche punto di riferimento. Ti stai trovando bene? Ma come gruppo siamo molto uniti, quindi quello è una cosa bellissima, perché a Russia specialmente non è così. Quanto uscite la sera? No, perché abbiamo avuto delle stagioni, no, uscite spesso io. No, dai. Beh, no, qualche volta. Non può dirlo. Dunque, tu, Max, sei sposato? No. Sei fidanzato? No.
No, quindi voglio dire, a 29 anni vuoi che rimanga da solo, chiuso in casa, non ha nemmeno la chitarra con sé, quindi è giusto che possa vivere la città abitando il centro, che insomma, no, quindi ci sta. Cioè, è una squadra un po' pazzerella questa, no? Cioè, nel senso che è stato poi il suo bello, sì. Squadra che sul campo ovviamente non scherza, anzi voglio dire, fa molto male agli avversari, però c'è sempre quel clima anche di goliardia, di allegria. Sì. Che è bello, no? Poi no, chiaro, se si vince, si allegri, direi che si crea una chimica fantastica. Sì, ma quando vinci, sì, ma c'è tutto perfetto, sì. Diciamo che a Mosca c'era un clima un po' più giù. Ma avete perso, cioè dal punto di vista pallavolistico è stata un po' una delusione quella di Mosca, dove mi pare non avete vinto... Abbiamo vinto solo Chev Cup, la Coppa di Chev, sì. Mm-hmm. Sì, ma ogni anno... dietro di Kazan, che loro sono troppo sì. forti. Che ha perso tra l'altro il mondiale per club contro il Sada, contro Sada Cruzeiro. Cruzeiro. Sada Cruzeiro. Quindi diciamo c'era questa voglia di tornare in Italia, come hai detto, per cercare di vincere. Avete sì. cominciato, abbiamo visto dalle immagini, pronti via la Supercoppa, due giorni a Modena, bellissimi, dove tu sei stato protagonista, e alla fine, come vediamo anche le immagini, portata addirittura in trionfo. Sì, è stato bellissimo quello, sì. Tra l'altro mi pare anche significativo il fatto che a un certo punto lui ha chiamato anche un po' il tifo di Modena, no? Come se fosse uno di casa, e quindi si è creato subito questo bel feeling col pubblico. Di solito uno quando arriva magari un po' più timido, no? Invece... Noi vediamo che lo fa spesso, l'ha fatto anche in altre partite, di girarsi sì. verso il pubblico, incitare quando Modena è un po' in difficoltà, oppure quando si arriva verso il 20. Abbiamo visto più di una partita, anche di queste che sulla carta erano facili, in cui Modena ha vinto i 7 ai vantaggi, no? Un po' col fiatone. Oltre uno che nei punti decisivi, Fabrizio, correggimi se mi sbaglio, ma c'è sempre stato nei punti decisivi fin qui, fino a questo punto della stagione. Stavamo recuperando anche le immagini finali della partita con Padova, l'ace, la palla corta, di cui magari dopo riparleremo, perché è una battuta che ha già avuto insomma un esito positivo, e noi ricomponiamo sempre le nostre radiocroniche con le immagini chiave delle partite, i punti finali dei set, Max c'è sempre in attacco. Il primo tempo che gli alzò Orduna nel finale del tie break contro Perugia, che era un po' che non gli dava palla, insomma, segno di fiducia, dai, nei momenti chiave. Diciamo che anche tu stai andando oltre quelle che erano le tue aspettative, cioè ti pensavi di partire così così bene, no? Con a livello individuale, non quello tanto che di aspettavo scuola. Io? Sì. Ma... Cioè, stiamo solo parlando bene di te, sì. attacchi... cioè... Sì, basta, dai... Cioè, nel senso che meglio di così, al di là di quelle che sono le vittorie della squadra a livello, diciamo, personale. Non penso che ti aspettassi di partire così. Sono contento che hai partito così. Mm-hmm. Non aspettavo magari così perfetto, diciamo, ma... Posso chiedergli una cosa tattica? Nelle partite contro Torres, quindi stiamo parlando della partita con Ravenna, e quella contro Padova, ho visto che andavi spesso a cercare di murare l'opposto, cioè ti veniva proprio detto che dovevi guardare Torres o Giannotti, o è un istinto tuo? Ma di solito l'opposto è sempre l'uomo più, quando la palla si stacca dalla rete, è più importante, quindi sempre cerchi di arrivare bene su di lui. Perché i muri più belli di quelle due partite lì sono stati tutti sui due opposti. Modena ha avuto tanti bravi americani in questi anni, no? A partire da Doug Party, che fu il centrale della squadra della Panini che vinse la Coppa dei Campioni nel 1990, poi Loy Ball, Anderson, cui faceva accenno il barbiere, che era appunto un suo cliente, e David Lee, che sono poi tuoi amici, tuoi compagni di squadra. Sì, sì. Non credo che tu abbia avuto bisogno di chiedere loro come si sta a Modena, no? No, io sono venuto qui quando giocava Anderson, che è un gran amico, quindi io sono venuto un paio di volte a vedere la città, come sì. dove sta, ho trovato benissimo lui, quindi quando rivedi Anderson gli puoi chiedere se si ricorda del barbiere. Sì, lo chiedo. Gli scrivi una mail, qualcosa, così dopo gli diamo soddisfazione. Allora ci fermiamo un attimo, poi rivedremo insieme i nostri ospiti il finale di quella fantastica partita con Perugia, che ha regalato a Modena il primo trofeo della stagione. Allora, stiamo cercando di conoscere meglio Max Holt. Volevo ricordarvi che Modena, l'Azimut, tornerà in campo venerdì
questo venerdì alle 18.45 in casa con Vibo, è una delle novità non certo esaltante di questa stagione, cioè dell'anticipo del venerdì. 18.45 non è un grandissimo orario, la partita andrà in diretta su Rai Sport, ovviamente Modena sta cercando di radunare il proprio pubblico per cercare di avere una bella cornice contro una squadra, Vibo, sulla carta decisamente inferiore a Modena, che però fino adesso insomma ha dato fastidio a qualcuno, no? Mi pare anche... Sì, ha avuto una bella domenica, tanto per cominciare, squadra pericolosetta, soprattutto poi dopo l'anticipo del venerdì c'è il posticipo del martedì, settimana spezzatino, quella invece è una partita... da preparare molto bene perché si fa a Perugia. Diciamo che fa comodo a Modena giocare venerdì, così può preparare meglio quella che tra la trasferta del primo di novembre a Perugia contro una squadra fortissima che non avrà ancora Atanasievic, mi sembra di capire, no? Ah, non so, sì, se Max ha qualche novità, ci sarà Atanasievic? Secondo me no, c'è ancora Zaitsev al posto. No, anzi, hanno detto che Atanasievic ha dei tempi di recupero ancora un po' allungati, tornerà fra 2 o 3 settimane, quindi non dovrebbe esserci né con Modena né nelle successive partite. Quest'estate gli è passata la fretta, secondo me. Anche secondo... non ho visto che Zaitsev tornerà a giocare un posto per adesso. No. Senti, Marco, tu quando hai cominciato a giocare a pallavolo? Quanti anni avevi? Io avevo tipo 12 anni forse. Facevi altri anni. Sport? Giocavi a basket, sì, a calcio? Basket, baseball, anche calcio un po', sì. Sì. E poi come hai deciso di prendere la strada a pallavolo? È stato un allenatore, la famiglia? Sei stato era uno sport che sempre mi è piaciuto di più, quindi ero più forte di quello. Ero troppo magro per giocare basket, football americano, quindi ho scelto quello. Per me era uno sport bellissimo, mi è piaciuto, avevo un amico che giocava anche lui, quindi è una decisione facile. E sei arrivato in Italia molto giovane, no? E avevi, dunque, quando sei arrivato a Verona? 21 anni. 21 anni? Sì. E quindi ti sei trovato bene, no? Verona? Sì, Verona, ma sì, certo. Per la differenza tra college... Stati Uniti qua c'è tanto, quindi il cioè, livello... è anche più divertente, si gioca di più, no? Nel college forse si gioca meno. Ma, sì, sì, sì. E quindi dopo ti sei convinto che questo è il tuo mestiere, hai cominciato questo percorso, quindi 4 stagioni in Italia, di cui 3 a Piacenza, dove hai incontrato anche Angelo Lorenzetti, no? Sì. Che è stato il tuo allenatore. Sì, sì, 2 anni. Forse per quello che magari Trento era andato su Holt, può darsi, mi sembra abbastanza scontato. Allora, Fabrizio Monari e Alessandro Trebbi, non so se lo sai, sono i radiocronisti ufficiali della vostra partita, oltre a scrivere sulla storia del Carlino. E abbiamo, Fabrizio, rimontato un po' questa partita che ha inaugurato la stagione di Modena, devo dire in maniera forse anche un po' inaspettata. È stato un bellissimo weekend, un bel lancio per la stagione, perché comunque la gente ha avuto modo subito di capire che tipo di squadra è quella di Modena di quest'anno, quindi con il commento di Fabrizio e di Alessandro riviviamo quei momenti che dopo commenteremo insieme a Max, che intanto è sottoposto al taglio del barbiere. Tiro forte ancora Russell dalle parti di Petri, c'è quasi un ace, Rossini può tenere viva la palla in bagger, sarà una free ball, Erving Appet la gioca corta dalle parti di Bari, si va verso la finta di primo tempo, una grande pipe di Russell, attenzione, siamo 8-3, così come era stato il cambio di campo nell'ultima finale scudetto, in quella storica gara 3, speriamo vada allo stesso modo. Non sempre succedono i miracoli però, Fabrizio, rimontare da 8-3 è una cosa che non accade tutti i giorni, a 13 pari +1 e la battuta salto flow di Birarelli ben tenuta da Rossini, la veloce di Maxwell Holt, il coraggio di Santi Orduna e il mix giusto per andare al match point. Zaitsev, la sua rincorsa sul 14-15, tira ancora forte, Rossini tira la palla giocabile, il pallone per Petric, 15 pari con le mani del capitano, altissime a sfruttare il muro della Sir Safety, si va a oltranza e tocca Maxwell Holt. Max Holt al servizio, 15 pari, forza l'americano, ancora Bari, un altro miracolo, De Cecco deve correre però, Russell sul muro di Luca Vettori, lo squillo del Veto, 16-15 ed il secondo match point nelle mani di Maxwell Holt, le migliori mani in cui l'avrei messo in questo momento. Non si può sempre cominciare la stagione con quest'ansia qua, che poi uno se la porta dietro per 3 mesi e arriva la Coppa Italia che è già stanco. Maxwell Holt al servizio, una partita esemplare quella dell'americano, nonostante le difficoltà nell'intesa con Santi Orduna, secondo match ball per Modena nella finale di Supercoppa, sulle mani dell'americano con la Trasevic che cerca di distrarlo, parla corta! Ace di Holt, Supercoppa, la seconda di fila, il quinto titolo degli ultimi 6 assegnati in Italia e dei gialloblu. Inizia come era finita l'anno scorso, inizia come era iniziata l'anno scorso la stagione dei gialloblu, con una Supercoppa italiana in cash
17-15 al quinto set. Grande prova di forza di Modena, che è riuscita a reagire ancora una volta sotto 3-8 nel tie break. Maxwell Hall portato in trionfo dai compagni di squadra, una squadra che ha risposto col collettivo davvero a una Perugia che non voleva mai mollare, ma che alla fine ha dovuto cedere come 4 mesi fa nella finale scudetto. Non so se dare il voto più alto ai telecroni, ai radiocronisti o al giocatore. Sono un po' in tu, Barbiere, pensi che è stato meglio Max Holt o Fabrizio e Alessandro? Fabrizio sono eccezionali. Voto? L'ho sentito anch'io. Voto? 8. Max Holt, che voto diamo? Non c'è mica, oltre il 10. Oltre il 10, quindi è stato più bravo lui, no? E, vabbè, insomma, tra l'altro sono anche deboli di cuore questi due signori qua. Di gola soprattutto, dice, non si può cominciare la stagione così. Invece insomma, diciamo che poi dopo è stata una bella cosa cominciarla così, perché anche l'anno scorso con Trento era durata 3 ore la partita, mentre ormai siamo abituati, la Supercoppa va vissuta così. Oltre a fare i complimenti a quello che l'ha preso in spalla, perché quanto pesi tu, Max, se si può chiedere? Ma centello, sì, da, no, un quintello. 94. Ragazzi, mi ti ha preso su. Possiamo anche rivedere, Andrea, se riusciamo a vedere l'eroe che ha preso sulle spalle. Ti volevo chiedere, io ho visto Atanasievic che si era spostato dalla, e ti faceva dei, cosa faceva per distrarti quando sei andato in battuta? Non ti sei accorto di niente? Non l'ho visto. No? Si faceva i fatti suoi, Max, giustamente. Perché era a bordo campo, entrava da già 2 o 3 palle e cominciava a fare così per cercare di... L'ho provato. Ma io non l'ho visto. No, eri concentrato. Ecco, stiamo vedendo chi è il signore che non sappiamo se è ancora in vita, però, no? Perché può darsi che dopo lo conosci tu, Fabrizio, il signore. No, che non sei riuscito a vedere. Chi è stato a prenderti sulle spalle? Ah, il nostro preparatore fisico. Ah, sì, ah, Mario. Vabbè, allora sì, lui le spalle buone. D'altro canto, se non lo solleva il preparatore fisico, vuol dire che poteva sollevarlo, quindi... No, spero che non lo rompa a fare queste cose qua. Qua comunque ne parlavamo prima, è uno dei gesti tecnici più belli di Max, no? Una battuta corta al salto che di solito è patrimonio di pochissimi selezionati schiacciatori. La fa un centrale e la fa molto bene, perché ne hai fatto un altro e simile contro Padova sì. Una delle ultime partite in casa anche contro Latina. Non c'eravamo contro la Latina. Volevo chiedere a Max se ha indicato bene al barbiere quello che deve fare, no? Perché non vorrei che il barbiere mi facesse... Io fido di lui. Ti fidi di lui? No, possiamo farti un primo piano, poi fa conto che sia allo specchio, tu puoi dire se va tutto. Barbiere, stai facendo cose secondo le indicazioni di Max. Da scudetto, ma è ancora presto, devo dire. Attenzione, perché Erwin quando fa le cose da scudetto cambia colore, fa le creste. Senti, voi adesso state lavorando molto anche fisicamente, no? In questo periodo in cui avete avuto solamente un incontro a settimana, quindi questo si è visto anche durante le partite, siete un po', diciamo, appesantiti dal lavoro fisico? Sì, ma è sempre così all'inizio, perché è un gruppo nuovo, devi lavorare, quindi stiamo lavorando. Mentre dalla prossima settimana mi pare che comincia un altro ritmo, no? Con l'infrasettimanale di Perugia, dopo ci saranno le partite ovviamente nel weekend di campionato e poi da dicembre inizierà la rumba della Champions che, dal 6 dicembre, che ovviamente per le società, l'abbiamo detto altre volte, non è il massimo della competizione, perché comporta per il club solamente delle spese, però penso per un giocatore giocare la Champions sia motivo di orgoglio, anche il desiderio forte di poterla vincere anche, sì, no? Ma sarà una partita bellissima quella di loro, diciamo, questa volta a causa di loro, quindi sarebbe un po' diverso, non siamo... Dico, la Champions invece per te sarebbe anche lì un altro traguardo. Ma sì. La squadra più forte che c'è nella Champions potrebbe essere Kazan. Kazan, diciamo, ha vinto troppo. Quindi ora che la smettono di vincere. Però hanno cominciato a perdere, no? Io non so se hai visto la finale del Mondiale per club, avevano delle brutte facce i russi, tristi. Sì, sì, sì. Hanno perso anche male, quindi... Ma vediamo, perché lì è difficile giocare a Brasile a causa di Sada, quindi... In Champions vedremo un'altra squadra, secondo me. Sì, il tuo amico Anderson tornerà in Italia, secondo te, prima o poi? Magari. Finché non si stanca di guadagnare soldi, perché sono 5 anni, 6 anni che è in Russia. Da quando è andato via da Modena? Ha un tir di 2010. Praticamente, quanto? Nel 2010 o nel 2011, andato via da 2011. Diciamo direi. Che Anderson, dovendo pagare il barbiere, che gli costava un sacco di soldi, ha deciso vado in Russia per guadagnare un po' di più e diciamo che si è rifatto. Però è stato un peccato vederlo solamente un anno a Modena, Anderson. Non so se voi siete giovani, ma ve lo ricordate. No, lo ricordiamo bene. Eravamo già al microfono da mo'.
Era un giocatore che doveva completarsi, aveva dei difetti evidenti, però giocavi si intuiva... in una squadra normale, no? Sì, cioè, giocava in una squadra normale in cui forse, soprattutto essendo partito benissimo le prime partite, l'avevano caricato di responsabilità. Lui aveva ancora dei difetti, attacco in parallela c'era e non c'era, adesso è diventato un giocatore di livello mondiale. Anche perché a Modena giocava Martello, mentre adesso le sue prestazioni migliori le sta avendo da opposto, anche con la nazionale americana. E voi siete molto amici, no, Max? Sì, sì. Vi sentite spesso, quindi... Vediamo. 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 Dopo questo lo chiamo. Soprattutto per chiedergli del barbiere, no? E Modena giocherà in Champions la prima settimana di dicembre, se non sbaglio. Fra il 6 e l'8 dicembre, la prima partita, dopodiché concluderà il girone il 1 marzo e poi vedremo, potrebbe anche non dover giocare più fino a Final Four. Perché c'è questa ipotesi, no, di poter, di questo desiderio, ospitare, no? Sì. Questa voglia di poter organizzare anche la finale... che sarebbe a Bologna, sì, alla Unipol Arena, a Casalecchio, dai. Perché anche lì comporta però un sacco di spese, un sacco di soldi. Si potrebbe anche riuscire a farla diventare organizzata come si deve, addirittura un'occasione positiva a livello economico. Diciamo che però se ho due soldi in tasca, piuttosto che spenderli per organizzare la Final Four, mi assicuro oltre per altri 2 o 3 anni e cerco di consolidare questa squadra, no? Però chissà, che un grande evento, magari lo convinca. Uno tira l'altro, no? Esatto, uno tira l'altro, tutte e due, dai. Senti, con Piazza come ti sei trovato, immagino bene, no? Con un nuovo allenatore. Sì, ma lui è bravissimo, mi piace come allenatore, come persona, sì. Senti, frequenti la città, fai delle passeggiate in centro, sì, per Modena? Ma io sì, sono in centro, per me è facile. Io... Hai visto dov'è la ghirlandina, che è quell'edificio che c'è nell'ombelico di Modena, rispetto a casa tua, adesso vabbè, non ti spiego dopo, vabbè. Diciamo che la ghirlandina e il Duomo sono i simboli della città e quindi... Sì, sì. È praticamente vicino a casa tua. E come cibo cosa? Qua si mangia benissimo. Abbiamo due ristoranti che andiamo spesso, che loro per la nostra squadra. Quindi... Ma tu fai? Ma io vado spesso in centro a trovare qualche ristorante, ma qua si mangia bene. Sì, diciamo tu a casa non ti fai da mangiare, no? Non sei. No. No, quasi, cioè in quasi caso di situazione disperata solamente, no? Ma a me piace andare in giro, trovare i posti. Ma c'è un piatto in particolare che ti è piaciuto in queste prime settimane modenesi? Ma la pasta, io mangio tutta la pasta. Tutta la pasta? Sì, perché a Russia non si trova. Anche sì, la pizza, non trovo, non sì, fanno la pizza, basta con le, diciamo, cose. Che in quei 3 anni di Mosca dove guadagnavi tanti soddi, però il cibo non ti dava grande soddisfazione. No, no. Solo carne, vodka. Vodka. Utilissima, no, come partita. Allora, io non so se il barbiere è a posto, ma direi che insomma sta quasi completando l'opera. Noi ci dobbiamo nuovamente fermare, abbiamo ancora 2 fasci del programma da trascorrere insieme. Tra qualche minuto proveremo un collegamento telefonico con Istanbul, perché vogliamo sentire la testimonianza di un nostro concittadino che è Massimo Barbolini, che ha vinto il titolo mondiale per club qualche giorno fa, e quindi insomma sentiremo un po' che cosa si dice a Istanbul anche di Modena. A dopo. Allora, io non so se l'ospite che abbiamo al telefono è stato un cliente del barbiere, ma credo proprio di sì. È stato con noi circa un anno fa, quando ha allenato qua vicino a Casalmaggiore. Quest'anno ha deciso di tornare in Turchia e ha cominciato la nuova stagione vincendo. Noi abbiamo in collegamento telefonico da Istanbul il nostro caro amico Massimo Barbolini. Buonasera Massimo. Ciao Paolo, buonasera a te e ai tuoi telespettatori. Buonasera. Oh, che dal bello barbiere sentirti. Sono venuto più volte, dal barbiere. Poi ne ho bisogno io, quindi più volte. Se da Istanbul vuoi passare di qua direttamente, il barbiere è sempre a tua disposizione, ma non credo che tu tornerai presto in Italia, no? Ma raramente, via. Diciamo che non c'è tanto tempo, soprattutto adesso che è iniziata la stagione, diventa un po' più difficile. Allora, intanto complimenti, noi siamo da modenesi molto orgogliosi di quello che hai fatto domenica, hai vinto con la tua squadra, l'Ecstasy Basi, il mondiale per club. Noi stiamo vedendo le immagini di questa partita, diciamo molto particolare per te, perché hai giocato in finale contro la squadra con la quale avevi vinto la Champions, con la squadra che si era acquisito questo diritto di fare il mondiale, diciamo, con la vittoria dell'anno scorso, quindi una partita un po' diversa dalle altre, no? Ma sì, ma difficile soprattutto perché spesso succede una regola non scritta, ma chi vince nel girone dopo in finale perde. Noi avevamo vinto 3-0 molto bene nel girone
e nella finale abbiamo sofferto parecchio. Penso che Pomì abbia fatto una grandissima partita. Noi abbiamo giocato probabilmente non la partita migliore del torneo, perché la partita migliore l'abbiamo giocata in semifinale sabato col Vakifbank, però alla fine siamo riusciti al tie break a girare la partita in un momento molto difficile, che eravamo sotto 8-10, però siamo riusciti a girarla, per cui diciamo che è stata una bella diciamo che affermazione. Tu sei un uomo ampiamente navigato, quindi diciamo l'emozione di affrontare Casalmaggiore, che è stata la tua squadra, l'emozione di affrontare in semifinale un amico, collega e anche rivale come Giovanni Guidetti, ormai diciamo che hai le spalle robuste per superare questo e altro, no? Sì, però fa sempre piacere diciamo incontrare. Soprattutto amici, a noi che siamo qua a Modena, no? Vedere due allenatori di Modena che si affrontano nella semifinale di un mondiale per club, ma non è l'unica volta in cui vi siete affrontati, insomma credo che, come dicevo prima, è un motivo di grande orgoglio. Noi tra l'altro stiamo vedendo la fotografia della conferenza stampa che ha preceduto la partita con Giovanni. Sì, diciamo che siamo anche fortunati, perché probabilmente ci siamo meritati di allenare due delle squadre più forti al mondo. Penso che siano sicuramente nel novero delle squadre, diciamo delle 3-4 squadre più forti al mondo, ci sono le nostre due squadre, per cui tutte le volte che si gioca contro è un grosso piacere. Stavolta è andata bene a noi, adesso tra l'altro ci troveremo dopo le fasi preliminari di Champions ancora nello stesso girone. Per cui è una storia che sarà abbastanza lunga quest'anno. Senti, qua a Modena vogliono vincere. Qui a Modena vogliono vincere la Champions, la nuova Liugio Nordmeccanica. Non so che giudizio hai su questa squadra. Ah, è sicuramente una buona squadra. È una squadra che, secondo me, come tutte le squadre, come noi, è una squadra che ha bisogno di tempo, perché nel nostro sport non è facile pronti via e partire. Anche Modena è una squadra abbastanza nuova, diciamo che è basata sul gruppo storico di Piacenza, ha inserito delle giocatrici di alto livello, è sicuramente una squadra che può far bene non solo nel campionato italiano, come noi deve affrontare la fase preliminare di Champions League, però penso che, non dico senza problemi perché problemi ce ne sono sempre, però penso che sia favorita nel suo gruppo di 4 squadre per passare e dopo arrivare nella fase a 16 della Champions e sicuramente fare bene. Senti Massimo, qua in studio con noi ci sono Alessandro Trebbi e Fabrizio Monari, oltre a Maxwell Holt che da quest'anno gioca a Modena, abbiamo avuto modo noi di apprezzare subito le sue grandissime qualità. Tu hai allenato anche nel maschile, ci tengo a ricordare che, visto che quest'anno si celebrano i 50 anni della Panini, del club gialloblu che è stato poi ereditato dopo da Daytona e oggi da Modena Volley, Massimo è stato un protagonista prima di diventare quello che è diventato come coach nel femminile, un allenatore del maschile in annate un po' difficili, no Massimo? E poi anche un giocatore, credo, della Panini giovanili, se non sbaglio, no? Sì, ma anche diciamo da prima allenatore in annate un po' più difficili, nel senso che c'erano squadre molto più forti di noi. Però cioè avevano saccheggiato la dispensa e a te è toccato diciamo ricominciare, sì, con una squadra. Però ho avuto la fortuna di essere secondo allenatore, diciamo nel periodo che ha rilanciato, penso la Panini ad altissimi livelli, nel periodo di Velasco, e per me è stata sempre, diciamo che è stata un'ottima, decisiva base di partenza per me, per cui certo, ovvio che certo che pensare che in quelle due annate, no, di un po' difficili per la Panini, un anno l'allenata Massimo Barbolini che è quello che è e l'anno dopo l'allenata Bernardino che è quello che è, a pensare che comunque diciamo come scelta di allenatori non è che avessero sbagliato, no? Come anche le fasi finali delle competizioni internazionali dimostrano, Modena ha un know-how pallavolistico che è imparagonabile. No, però no? Di pensare alla Panini con Barbolini e Bernardino e pensare oggi che cosa sono quei due allenatori a livello mondiale. Secondo me è qualcosa che ha una perfetta coerenza, nel senso che è normale che sia così. Ci meravigliamo sempre, Massimo, del fatto che i più grandi allenatori di femminile spesso non si trovino in Italia. Il discorso vale per te, anche per Guidetti. Io volevo anche chiederti di Micelli, che è stato bombardato di proclami da parte della sua nuova proprietà, gli hanno detto devi vincere tutto, lui non si è mai scomposto, ha sempre detto che gli obiettivi sono legittimi e ha accettato questo carico che di solito gli allenatori cercano un po' di dribblare, no? Ma anche Lorenzo, voglio dire, è un allenatore che ha un'esperienza, un palmarès non da ridere, ha vinto Champions, ha vinto campionati italiani, ha avuto esperienza all'estero, anche lui l'Ecclesiastes vincendo campionato turco, Coppa Turca, ha fatto benissimo in Polonia, per cui penso che sia uno di quegli allenatori di altissimo livello che sono sicuro che farà bene. Il problema è che, la realtà è che bisogna avere un pochino pazienza, perché non sempre si può partire pronti via, per cui società e tifosi
devono avere un po' di pazienza, perché i risultati, le somme si tirano alla fine. All'inizio bisogna avere, non si può essere sempre al 100%, e sono sicuro che Modena è sicuramente una squadra che può competere. Però, ripeto, io ancora non l'ho vista giocare, onestamente, perché ero via, perché avevo altre cose da pensare in questi fine settimana. Però è una squadra che ha sicuramente il potenziale per fare bene, anche perché io, se devo dare una favorita su tutte, metto Casalmaggiore nel campionato italiano. Se devo darne una, devo dire un nome, penso che sia Casalmaggiore la squadra favorita, che si stacca un pochino dalle altre. Però ci sono sicuramente altre squadre come Modena, Conegliano e Novara che sono subito lì. Senti Massimo, parlando del maschile invece, come dicevo, qua abbiamo Max Holt, che il barbiere sta lavorando e sta facendo quasi un'opera d'arte. Modena maschile, che tu hai avuto modo di seguire anche l'anno scorso nelle finali a Perugia, come vedi la squadra di Piazza? Modena è forte perché ha cambiato, ma ha cambiato con ottimi giocatori, e l'ossatura è quella dell'anno scorso, per cui da quella è importante. Ma prima di partire per Manila sono andato a casa, sono andato a vedere domenica la partita di Perugia, e Perugia ancora senza Tanasevic, l'ho vista giocare, è un'altra squadra che secondo me è la maggiore candidata a dare fastidio a Modena. È vero che Perugia dovrà trovare un equilibrio che Modena invece già c'ha, per cui per adesso penso che Modena sia superiore, sia un gradino sopra. Poi nell'andare del tempo vedremo un po' Perugia insieme, ovviamente. Poi Modena Holt che sta facendo benissimo. Non so, conosci Holt, Massimo? Sì, no, beh, sono giocatori di altissimo livello, sicuramente. A me piace seguire la maschile, ho detto, io appena posso la seguo, perché penso che la pallavolo, non esista pallavolo maschile e femminile. Se un allenatore piace la pallavolo e la segue da spettatore, le segue tutte e due, e anche da allenatore si può sempre cercare di imparare qualcosa. Non condivido tanto la mania di miei colleghi del femminile, che pensano che fare le cose che vengono fatte dal maschile vuol dire che fanno delle cose in più, nel senso che ci sono cose che sicuramente sono interessanti anche per la pallavolo femminile, ci sono delle altre cose che secondo me vanno tralasciate, e se uno non le fa non è che deve sentirsi inferiore. Però prima di salutarti, non so se Alessandro. Certo, Alessandro, vuoi fare una domanda? Non so cosa ti è rimasto ancora da fare, Massimo, perché poi se uno va a vedere il tuo curriculum, 5 scudetti, 3 Coppa dei Campioni, 6 Coppa Italia, la domanda nazionale, proprio, 2 Coppa del Mondo, 2 Europei, cioè cos'è rimasto da fare ancora? Hai vinto il Mondiale per club? Non so se vai a allenare i giornalisti. Visto che ancora siamo giovani, Paolo, io e te, c'è ancora tempo per fare bene. Adesso c'è da provare, adesso abbiamo giovedì, abbiamo subito la prima di campionato, per cui c'è da andare a vincere questa partita. Penso che le medaglie sono importantissime, perché ti danno tanta fiducia nel tuo lavoro, ti fanno credere in quello che fai, però vanno sempre messe via, vengono sempre messe in un angolino, e poi bisogna sempre pensare al futuro. Prima o poi dovrà tornare a allenare una nazionale per completare il palmarès anche con una squadra nazionale, perché quello a livello di club il palmarès mi sembra completo, più di così Barbolini non può vincere. Ma nazionale sarebbe bello, a me piace, penso che la cosa che mi piace di allenare qua a Civegi è proprio che possa allenare una nazionale e avere esperienza di livello internazionale, perché questa è una squadra che penso che potrebbe competere tranquillamente contro la squadra che ha vinto Olimpiadi, Mondiali, è una squadra fatta di grandissime campionesse, e perché penso che per un allenatore respirare questo ambiente internazionale è ancora meglio, magari con una nazionale. Guarda, ne parlavamo ieri sera in aereo con Giovanni Guidetti, penso che sia la cosa più bella per un allenatore, essere a vivere queste manifestazioni, chissà un futuro, per adesso sto molto bene qui e vedremo, chissà se mi meriterò di avere qualche altra occasione con sicuramente. Cioè, volevo farti i complimenti per l'equilibrio col quale hai esultato nella partita di domenica, con, diciamo, con molta classe, no? Visto che forse giocavi anche guarda, non so se è la vecchiaia oppure se è la classe, non lo so. No, è che sono riuscito, ho avuto un attimo di lucidità di non calciare la palla, che mi sembrava veramente brutto. L'abbiamo visto. Gli do un pugno, ho avuto quell'attimo di lucidità che è stato importante. Bene, complimenti ancora Massimo. Che tempo fa oggi a Istanbul? Cosa c'è a Istanbul oggi? Cosa vedi dalla tua finestra? Dalla mia finestra, guarda, vedo una giornata bella, 20 gradi saranno, si sta bene. Adesso vado a fare una corsetta.
e via, e domani si riparte subito, domani alleniamo e partiamo subito per la trasferta di giovedì. Senti, ma si riesce a vivere a Istanbul, posso dire, serenamente, tranquillamente? Qual è il tuo, no, il tuo stato? No, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, è una città immensa, è una città adesso... Sì, assolutamente, poi come in tutti i posti del mondo, forse qua è un pochino, è stata al centro dell'attenzione negli ultimi mesi per cose che sono successe, però penso che i rischi quando entri in un aeroporto, ad esempio, purtroppo ci sono in qualsiasi posto del mondo che vai, per cui qui è una città che si riesce a vivere molto tranquillamente, poi ovvio c'è stato qualcosina in più, ancora si sente magari un po' così, i postumi di quello che è successo, però è assolutamente una città, direi, tranquilla e sempre, sempre troppo ottimistica, però è una città dove si vive molto bene, senza problemi. Massimo, complimenti ancora, noi salutiamo anche i tuoi genitori che so che ci seguiranno stasera, e credo che siano molto grazie, orgogliosi di avere un figlio come te, e il barbiere qua che grazie ti aspetta, il barbiere ti sta aspettando. Sì. Farò crescere un pochino allora prima di venire, farò crescere prima di venire. Va bene. Grazie Massimo Barbolini, grazie ancora Massimo Barbolini. Tu Max hai paura in generale a volare, a muoverti per il mondo? No, io no, guarda che due anni fa con Nazionale siamo stati a Iran, mm-hmm, tranquillo, quindi no. Barbiere, è un'ora circa che sta lavorando sui capelli di Max Hold, ma direi che il lavoro è completato, sei soddisfatto? Quasi. Possiamo fare un primo piano a Max? Le chiede lui. No, ma il cliente sei tu, sei contento del lavoro che ha fatto? Sì, cioè non è che dopo, nella pausa, ti vendichi su di lui. Allora noi adesso ci fermiamo un attimo e abbiamo ancora una fascia del programma da trascorrere e da completare con Max Hold. Allora, abbiamo avuto con noi questa sera Max Hold, abbiamo parlato con Massimo Brabolini, tu segui anche il femminile di pallavolo un po'? Un po' sì. Sì. Qualche squadra dove... Perché anche la squadra americana femminile è molto forte, no? Sì, quindi, sì, fortissimo. Diciamo che ricordiamo ancora che venerdì, appunto, che Modena gioca in casa alle 18.45, per evitare che qualcuno si sbagli, che pensi ai giochi di domenica, c'è questo anticipo alla Pallapanini contro Vibo. Volevo ricordare che ieri sera c'è stata anche una premiazione a Milano di tre giocatori modenesi, Rossini, Vettori e Piano, stati premiati in questa manifestazione che metteva in evidenza sport ed eleganza. Diciamo che Modena, al di là poi dei sorrisi che possiamo fare adesso, diciamo che è una squadra che a livello generale piace, no? Piace perché vince, che credo che sia la cosa poi più importante, ma anche per il suo modo, no? Anche di proporsi, di stare in campo. Sì, è una squadra che sta molto simpatica ai suoi tifosi, molto temuta, forse un po' antipatica agli avversari, perché comunque è una squadra che negli ultimi anni ha vinto molto, l'ha fatto anche in modo spettacolare. E volevo chiedere a Max, a proposito di moda, come si è trovato con la divisa originale della Panini, con quei pantaloncini cortissimi soprattutto. Tu che sei forse il più alto della squadra. Sì. Io ho messo una foto su Instagram, sì. Non ho mai messo pantaloncini così corti nella mia vita. Corti, beh. Per me è stato un onore bellissimo per fare quello, perché io... È stata una bellissima cosa, peccato che loro non abbiano potuto giocare anche la partita con la maglia originale, ma forse era un po' problematico, no? Era un po' caldo. Un po' caldo. Perché, caldo. Sì, perché no. È una maglia un po' insomma, diciamo, adatta a 20 anni fa, no? Il 12 scomodo, era, sì, credo, il numero di Raimondo della Volpe, se non sbaglio. Diciamo che è stata sicuramente una bellissima iniziativa di fare rivedere e rivivere, far rivivere anche ai tifosi da allora un periodo fantastico, perché quella è Modena che vince i 4 scudetti consecutivi. Eccolo qua, pantaloncino. Best Company. No, io credo che la simpatia che Modena suscita a livello nazionale sia dovuta proprio a questa storia qui. La pallavolo a Modena è un qualcosa che è nato non 50 anni fa con Panini, ma ben prima, perché con la Via Pervia, con la Villa d'Oro, con la Minello. Modena era già la capitale della pallavolo quando Panini è entrato in scena, ed è un bacino provinciale di uno sport comunque molto diffuso, ma la pallavolo come ce ne sono pochi in Italia, e soprattutto che ha resistito negli anni ad altissimo livello praticamente dal dopoguerra a oggi. Soprattutto perché poi ha saputo anche ricambiarsi come pubblico. Il pubblico del Pallapanini è un pubblico formato in buona parte da giovani,
quindi diciamo persone che non hanno nemmeno visto l'opera I campioni della Panini degli anni Ottanta, quindi è una passione che si è tramandata anche da padre in figlio, e oggi credo che il bellissimo pubblico del Palapanini sia un pubblico che questa squadra ha saputo riconquistarsi piano piano, ed oggi è un fenomeno ovviamente cittadino non indifferente, no? Il vostro pubblico è molto, molto caloroso, ma anche un bel pubblico, no? Sì. Giovani. Migliore... Voi siete sempre molto disponibili anche nel dopo partita. Sì, sì, ma per i nostri tifosi, per giocare qua, sì, non ci sono altre squadre così, secondo me, sì, a questo livello. Scommetto che già a Rio alcuni tifosi sono venuti a conoscerti, a portarti. Sì, sì. Senti, ma quando esci alla sera, con chi esci solitamente dei tuoi compagni di squadra? Con quale hai legato di più? C'è un altro americano, Brian Cook, sono... molto amici con Luca Vettori, Teo, ma tutti, siamo, sì, come ho detto prima. C'è chi è sposato, abbiamo di gente sposata nel quadro con noi, c'è qualche sposato? Orduna è sposato, Petric. Sì. Petric è sposato. Fidanzati. Petric. Qua c'è un gruppo di scapoli e un gruppo di ammogliati. Fidanzati, vuol dire adesso entriamo nel gossip. Vabbè, sì. Sposato Rossini ovviamente. Beh, diciamo che qua siamo dal barbiere, siamo specializzati nel gossip. Cook è come fidanzato Max non è fidanzato, cioè lo diciamo tanto per farci gli affari suoi, non è fidanzato. Ah, l'ha detto lui prima. L'ha detto lui, quindi non andiamo a violare la privacy. No, stavi dicendo qualcosa? No, dicevo che la fidanzata di Cook, che è una giocatrice anche lei, sì, gioca nazionale, come si chiama? Kelsey Robinson. Che è andata a giocare in Cina, e lui era indeciso se seguirla oppure no, ma forse ha fatto bene a stare. Comodo. Sì, secondo te la squadra più forte del campionato italiano qual è? Diciamo, a parte Modena, siamo noi, c'è Perugia, c'è Trento che è sempre forte, c'è anche Verona, Costano, Piacenza, Civitanova. Sì. Sì. Diciamo che in queste prime giornate non è stato tutto scontato, perché ci sono state delle squadre importanti che hanno perso qualche punto, voi a Ravenna, sì. Ravenna poi che ha rischiato di andare a vincere a Perugia. Perugia che ha perso un punto a Vibo. Ne ha perso un altro a Ravenna, però bisogna stare un po' attenti, perché comunque non è scontato vincerle tutte, no? Sì, ogni partita è importantissima quest'anno, sì. Senti, quest'anno invece con la nazionale americana siete un po' più in relax, no? Non ci sono rinvii. Sì, solo World League, forse non giocherò neanche quello. Faccio un po' di vacanza, relax, sì. Di relax, quindi diciamo che concentrato molto sul club, no? Sì, tutto anima e corpo nei confronti di Modena. Sì. Beh, diciamo che Modena ha riallestito una squadra molto, molto competitiva, no? Dicevamo all'inizio, sono partiti giocatori importanti, un allenatore importante, e l'impatto con la nuova stagione, voi che vivete il palasport, è stato forse superiore alle aspettative, no? È stato un impatto straordinario, favorito anche da un calendario che ha dato la possibilità a Modena di partire bene. Chiaramente io personalmente non mi stupisco molto che le big lasciano qualche punto qua e là inizio stagione, proprio perché il carico fisico immagino che sia abbondante e cospicuo per tutte, e perché queste squadre sono consapevoli che alla fine arrivare primi, secondi o terzi regular season cambia il giusto. È vero che giocare in casa, le gare importanti di semifinale e finale può essere un valore aggiunto, ma sono squadre che poi quando c'è da giocare giocano. L'abbiamo visto Modena l'anno scorso, è riuscita a battere due volte Trento a Trento, è riuscita a battere Perugia a Perugia. Quando poi ci sono le partite che contano, essere arrivati secondi, terzi o primi regular season conta quello che conta. Senti Max, ma nell'arco della tua carriera, la vittoria di Modena in Supercoppa dove la mettiamo tra le cose importanti che hai vinto? Ovviamente hai vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Per forza, Olimpiadi, sì, la Coppa di Cev con la Dinamo. Poi in college ho vinto il campionato in college, per me è stato importante. Sì. Tanti anni fa. Tanti anni fa, sì. E allora, siccome magari chi si è messo in collegamento con il nostro programma adesso avrà saputo che abbiamo fatto vedere Max Holt che cantava prima, no? Che è bravo, no? Bravo in campo, ma molto bravo anche con la chitarra, un bel arpeggio, no? Una bella voce. Noi abbiamo un bravissimo regista che si chiama Andrea Lugli, che invece ha voluto andare oltre, e rivediamo ancora Max Holt che canta, ma in maniera differente. Vediamo il filmato. Lying on the heat in the arms of a woman, although now most of my days
never spent alone. A thousand miles from the place I was born home. When she wakes me, she takes me back home. Qual è l'originale, Fabrizio? No, nel senso che, vuol dire, montaggio è perfetto, dobbiamo dire bravo. Dicendo, poteva metterci degli slow motion suoi di Lucas e fare qualche raffronto. Anche lì, che ci siamo. Comunque diciamo, c'era, no, dico, c'era Max Hall che cantava e poi l'originale che abbiamo messo insieme e diciamo che io non è che me ne intendo molto, ma ci siamo quasi, no? Grazie. Erano uguali. Erano praticamente uguali, no? Grazie. Va bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata con Max Oggi, ci siamo divertiti, abbiamo visto tante belle cose, nel ricordare che Modena Azimut torna in campo venerdì alle 18.45 contro Vibo, io ringrazio Fabrizio e Alessandro, non abbiamo avuto bisogno della traduzione perché diciamo come benissimo. Italiano è quasi perfetto. Max Holtz sarà con noi anche dopo Barba prossimamente, dove cercheremo di conoscerlo ancora meglio. Barbieri, lo vedo molto soddisfatto, molto 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 contento e spero che lo sia anche il nostro cliente di stasera. Ringrazio Modena Volley per averci dato la possibilità questa sera di farci conoscere e farvi conoscere questo grande, grande personaggio, ma soprattutto questo fuori classe che è Maxwell Holtz. Grazie. Grazie. Buona permanenza a Modena, ma non solo per quest'anno, ma per tanti anni in futuro. Vediamo, dai. Noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Buonanotte.